Altro concetto basilare che emerge nella cassetta degli attrezzi, strumenti per il marketing e l'imprenditoria di Giovanni Matera è il concetto di causatività. Ecco. Cosa vogliamo dire con questa espressione? Beh, secondo me questo è il concetto dei concetti, il concetto più importante di quasi tutta la formazione che io ho fatta e che fanno altri come me che vogliono crescere. Beh, il concetto di causatività è questo. Di fronte a, lo spiego letteralmente, di fronte a una problematica. Noi abbiamo due scelte. E di fronte a un problema, abbiamo un problema in questo momento, io posso addossare la colpa agli altri, non è colpa mia, ma è colpa degli altri perché si è venuta a determinare questo Si problema. scarica sempre sugli Sugli altri. altri, Quindi la si politica, la società, i tende a collaboratori. deresponsabilizzarsi. Sì. L'altra scelta è farsi comunque sempre la domanda, anche quando pensi che hai ragione al 100%, farsi sempre comunque quella domanda, ma dov'è che ho sbagliato? Cosa avrei dovuto fare? Cosa posso fare? Cosa posso fare in futuro per non avere di nuovo quel problema? Affinché non si crea di nuovo quel problema. Cosa succede? Che chi si è deresponsabilizzato a dare la colpa agli altri non va a ricercare la conoscenza, perché lui dice a me non me ne frega niente, non è colpa mia. Mentre chi si fa delle domande, dice, vediamo un po' cosa posso, come posso migliorare per la prossima volta, vado a ricercare la conoscenza su internet, chiedo a degli amici, chiedo a dei colleghi, comunque vado a ricercare la conoscenza. Questo fatto ti porta a diventare sempre più bravo e a essere sempre più competitivo sul mercato, rispetto a chi invece continua a dare sempre la colpa agli altri. Questo vantaggio competitivo voglio anche specificarlo. Oggi veramente la conoscenza è il vantaggio competitivo importante oggi per fare per vincere la concorrenza sul mercato. Perché tutti veniamo da marketing simili, ragionamenti simili, prodotti simili. Veramente oggi la conoscenza, secondo me, è l'elemento competitivo che può fare la differenza fra un'azienda e un'altra azienda. Non sono tanto i capannoni, i soldi, i finanziamenti. Ma quanto, come abbiamo detto prima, il modo come tu ragioni, il livello di conoscenza che tu hai raggiunto, questo è veramente, secondo me, l'elemento competitivo oggi sul mercato.